In questi giorni a Berceto a tener banco è la vicenda della scuola materna di Ghiare, giudicata dal sindacato Gilda abusiva, dopo che lo scorso 18 aprile il livello territoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva informato le rappresentanze sindacali che per l'anno attualmente in corso non sarebbe stato autorizzato il prosieguo del plesso di tale scuola che fa parte dell'Istituto Comprensivo di Fornovotaro, ma ad oggi perfettamente funzionante. Dopo il comunicato del capogruppo di minoranza Elena Iannelli è arrivata anche la risposta del primo cittadino Simona Cerbis attraverso la propria pagina Facebook. In attesa di un comunicato ufficiale, si legge, con il quale spiegheremo cosa è stato fatto per mantenere il servizio di materna statale aperto, rassicuro tutti, di abusivo non vi è proprio nulla e certo sindacato, e lo dico da RSU di comprovata esperienza, ad usare certi argomenti e toni fa il male del sindacato stesso. L'attesa di uscire con risposte ufficiali è dovuta alla volontà di non mettere a repentaglio con sparate propagandistiche un servizio che riteniamo necessario per tenere le famiglie in montagna. Stiamo cercando di tutelare e difendere con unghie e denti una materna statale nel comune di Berceto. È così tanto una vergogna? Al posto del sindaco ha risposto Salvatore Pizzo, responsabile della Gilda degli insegnanti. Premesso, scrive, che noi della difesa della scuola statale ne facciamo una ragione di vita, a differenza dei politici, come sindacato non abbiamo rivolto alcunché all'ente che lei rappresenta, poiché non ci pare abbia ruolo nella gestione locale delle attività del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Al tavolo sindacale l'amministrazione preposta, che è il livello territoriale del Ministero e non il Comune, ci riferisce ripetutamente che a Ghiare di Berceto non ha autorizzato nessun plesso di scuola dell'infanzia. Ovviamente non è da escludere, prosegue Pizzo, che possa esistere l'iniziativa privata o il volontariato, oppure è semplicemente abusivo, se permette, anche perché noi non ne sappiamo nulla e questo è assai grave, poiché per contratto esiste un obbligo di coinvolgimento delle rappresentanze di categoria e visto che lei è una RSU esperta, lo dovrebbe ben sapere. Da parte dell'amministrazione scolastica, a cui lei è estranea, ci doveva essere forse illustrato qualcosa nelle sedi preposte e prima che fosse messo in atto. Saprà bene qual è il ruolo delle rappresentanze di categoria. Pizzo spiega che per norma certi eventuali adattamenti locali sono per contratto e non per diletto materia di trattazione con le rappresentanze sindacali. Vorremmo sapere chi ha firmato atti a nome del personale di cui abbiamo la contitolarità della rappresentanza collettiva. Siccome lei, signor sindaco, si definisce RSU, noi che siamo stati eletti veniamo a sapere in modo casuale o informale dell'esistenza di una presunta scuola statale, ciò pur essendo parte in causa nelle procedure di confronto, di contrattazione e di informazione previste dalle norme. Essendo lei un politico, ci domandiamo quali azioni la politica abbia fatto verso i rappresentanti locali dei partiti nazionali per evitare i tagli subiti localmente dalle scuole ed ottenere provvedimenti ad hoc. A proposito dell'organico, se è statale, che è assegnato all'ex plesso di Berceto, dove è stato reperito e a che titolo si presentano lì i docenti? Quali tutele legali la nostra amministrazione, che è il ministero da cui dipendono i docenti, ha fornito, visto che lo stesso ci dice che lì il plesso non esiste? Lei, RSU di esperienza, avrà sentito parlare di confronto, contrattazioni e informative oppure no? Anche perché, continua Pizzo, non si può creare il precedente che dei dipendenti statali possano essere mandati in giro a seconda del desiderato, eludendo le disposizioni che ovviamente non condividiamo e non sposiamo dell'amministrazione di appartenenza, magari sottraendoli senza permesso alle assegnazioni in cui dovevano essere incardinati.